Siamo tornati a Livorno. Pensavate che te li eri scordati. Già abbiamo una presenza incombente. Di ma chi stiamo incombente parlando? Assai. Di chi stiamo parlando? Dopo la sigla. Bravo. Ed eccoci qua. Oh mio Dio. Ma come, mio Dio. Abbiamo Sara con noi. Dovrei essere di... Allora vai. Guarda qua. Che ci interessa? No, è un vestito, sto guardando. E quindi? Ma guarda questo come stavi brutto. Dicendo? Sì, ma ora parla di telespettatori. Allora, grazie. Telespettatori, stavo dicendo, dite a Francesco di iscrivetevi perché deve abbassare la sigla. Va bene, ora la abbassiamo la sigla, non ti preoccupare. Ma da voi smettere di guardare gli abiti da sposa. Allora, non ti servono. Diceva Maronna San, è brutto. Allora, dicevamo, che cosa dovevamo dire? Non lo so, perché stai qua? Sto qua per rompere un po' le palle a questi due. Ah, ecco appunto, perché per un grave problema. Perché sono rilassati, troppo. È troppo, e quindi, rilassati. E quindi ci volevo io. Esattamente. E quindi, immaginatevi che cosa può uscire dalla capa di questa qui ed entrare nella capa mia oppure fuori dalla capa mia. No, giusto, il senso di quello che stai dicendo. Il senso che sto dicendo è quello che mi hai detto che mi vuoi proporre per stasera. Sì, appunto, già si è dimenticata, sì, no, insomma un mi farà faccio mancare Rosario. Sì, ok, tutto a posto. Rimanete, rimanete con noi, ne vedrete delle schifose. Delle tutto bellissime. A posto. Sì, sì, a dopo. Ed eccoci qua, sono sottoposto a torture. Io non lo so che cosa mi aspetterà, solamente che c'ho Sara con due bustine in mano. Quattro. E mi ha costretto a sedere qui in gabinetto. Questo è il mio bagno, sappiatelo. Buonasera. Non si era capito, nel bagno. Per capito, niente di meno. Vabbè, guardate questa luce bellissima. Okay. Allora, vi faccio vedere le maschere e dopo scegliamo quale fare. Cioè, quindi una maschera dobbiamo fare. Una tra le due, oppure le possiamo fare anche tutte e due. Ma che mi serve a me la maschera? Che devo fare? Migliora il viso. Migliora il viso, calza migliore. Allora, facciamo una. Perché ha l'acqua di Lourdes? No, non si vede, non si vede. Non ti si vede. Si sente la voce. Ah, ok, vabbè. Sì, ma tu abbassati. Allora, c'è questa qua, che è tipo all'argilla e riduce i pori, e tu ne hai tantissimi. Riduce i pori e dopo che abbiamo aperto accuratamente la pelle, andiamo a fare una maschera vitalla, sarebbe tipo anti-rughe e tutte queste cose. Allora, innanzitutto... Che facciamo? Allora, il pantalone è sbottonato perché abbiamo mangiato adesso una cicciola. Allora, ma vieni più in qua, non ti si allora, vede, che sto allora. Ti devi mettere dell'acqua calda in faccia perché ti si devono aprire i pori. Ma lo devono vedere tutto quanto, questo diventa troppo lungo questo video. E vai a block. Mettiamo l'acqua calda, poi vediamo l'imbastricamento dei dopo. Cioè, ma è normale, dobbiamo fare... ci sono 40 gradi in casa e devo fare l'impacco... L'impacco di acqua calda che dovrebbe anche fare. Allora, in realtà bisognerebbe usare il vapore di una pentola. Non ci abbiamo un vapore, non ci abbiamo un pennello, non ci abbiamo niente in questa casa perché noi ci facciamo sempre le maschere. Ok, penso va possa bene, passare. Non mi devo asciugare. No. Fermo. Bisogna tamponare. Tamponiamo. Perché se no. Tutta la schifezza che c'è si trasporta. Ok, perfetto, soprattutto sul naso perché sei pieno di punti neri. Ok. Lo so. Ci metto anche i cerottini, ma. Vai avanti, vai avanti. Del viso. Allora, iniziamo con la maschera purificante, questa qua. Facciamo anche la. Come si dice? La recensione. Ma non la fare, non facciamo pubblicità. Ok, sei pronto? Ma che? Sì, questa è la maschera. Oh mio Dio. Allora, vedrai che profuma. Odora? Ok, perfetto. Farà un po' schifo, poi ti sentirai tirare. Però è normale, non si preoccupare. Però è una bella bella liscia. Ma tu mi devi dire, chi se la vedrà questo video? Tutti i tuoi alunni per spettanarti. Ah, quello sicuramente. Ok, ti preoccupare adesso. Ogni tanto nel mio canale, vedete, quando compare Sara dovete capire che cominciamo momento il video. Trash. Ecco appunto. Okay. Vabbè, la maschera si sta mettendo. Allora ora mi ha messo tutta questa schifezza in faccia. Ora a cosa serve questa schifezza? Allora, per purificare i pori. Quindi qual è il... cioè, ora che si fa? Che succede? Si secca questa cosa, diventa una crosta. E poi ti sciacqui. Poi dopo... dopo che ti sei sciacquata, risciacqui con l'acqua calda e mettiamo la crema per ringiovanire la pelle. E uscirò tutta un'altra persona.
L'acqua sotto. Vabbè, i miracoli non li so fare, vero? Tanto quanto una maschera funziona. Attendiamo 10 minuti. Almeno avrai la maschera, avrai la pelle molto deumata. Quanto dobbiamo attendere? 10 minuti. Ok. Aspetta, no, scherzavo. 50. No, se non mi sbaglio è dai 3 ai 5 minuti. Che è meglio, aspetta, lo vediamo subito, se no. Ah, ah no, 10-15 minuti. Sta scritto in francese. 10-15 minuti. Va bene, addio. Ciao. Gente. Bene. Eccoci. Allora, è passato telefono, più di un tutto, quarto d'ora. Io. Più di un quarto d'ora. E niente, lui si è asciugato. Adesso ci sta ancora con acqua calda. E poi dopo vediamo se farla adesso la maschera o dopo, o domani. Perché forse il viso, vediamo come esce. Potrei anche morire. Fai sciacco. E non è caldo. Vediamo il prof Berrini. Ma guardate che cosa. Guardate che bel bagno. Ma smettila. Bellissimo. Ecco, vai. Lo sciacquone. Ma ci sono ancora le cose dite. No, è pulito. No, è pulito. Ma dire. È pulito, è pulito. Poi non ci hanno da fare in bagno. No, ma non è. Io odio queste cose. Le odio a morte. Perché adesso ti si spiaccica tutto in faccia, sugli occhi. E non sai come levarle. No, ma non si deve togliere tutto, aspetta. No, come non si deve... Che significa? No. Che significa non si deve togliere fermo, tutto? Fermo, fermo. Siediti. E tu pensi che adesso apri gli occhi? No. Ma stai ancora registrando? Sì, aspetta. Oh, scotta. Ma che stai facendo? Fermo. Così si fa il centro estetico, perché mica ti puoi alzare a sciacquarti la maschera. Con la carta igienica lo fai. La carta igienica. La carta che sta qua. Muoviti. Risparmio casa. Mi Non si vede. Spara, non mi cavare gli occhi. No, ti devo togliere la maschera. Ma cosa? Guarda che bella pelle lucida che ha. Madonna. La pelle liscia mondiale. Io voglio 50.000 visualizzazioni per questa schifezza di video, voglio dire. Se apri gli occhi e brucia. No, ti devi sciacquare. Dopo di non li apro. No. Ok, vai. Ok. Vai. Tutto a posto. Ah, proprio un'altra persona. Ah, no, ma... Ripeto, la maschera non fa miracoli. Va bene, che ha fatto? Scusate, se non ha fatto un miracolo, che cosa fa? Ci deve aiutare. No, non si fa con l'asciugamano. No, mai. Non si fa mai. 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 Mi sento proprio... Solo tirare tutta la pelle. È perché sta facendo l'effetto lifting. E questa non è ancora la maschera lifting. Ah. Ok, adesso... Adesso facciamo la vita al maschera. Un padre eterno. Questa qua è ancora più bomba. Perché... Ma devo stare sempre con questa qua. Sì, però questa qua non l'ho mai provata, ma non so manco. Ah, è. Quindi potrebbe anche essere. Ma perché questa qua è per pelli mature. Ma cosa vorresti dire con questa cosa? Le pelli già con le rughe, io no. Ma io non ce le ho. Hai i segni d'età però. I segni d'età. Hai la cosa tipo. Perché io rido, vedi? Tu ridi. Tu mangi l'emozione, tu ridi. Ma che dici? Quando mangio io rido sempre. Sorride. Il karma. Lo sapeste fare. Manco la fa aprire questa bustina. Hai delle forbici. Hai delle forbici. Molto meglio. Ma se ne fregheranno mai che io mi metto un'altra maschera adesso? Ovvio. E starei ora a guardare il video del mio tu profumo. Staresti ora a guardare il video del tuo. Togli la mano! La insozzi la faccia. Questa qua è tipo invece crema, vedi? Ma che bella! Che diversità da quella di prima! Proprio una roba! Oh, stai fresco almeno. Aspetta, ok. Questa qua è proprio... lifting. Proprio Botox. Ma è Botox. Botox o post? Senti, se dopo mi si fa la faccia gonfia, tutta...
Proprio io. No, non ti preoccupare. Ok. Non c'è il silicone in questa maschera. È probabile. Però non il silicone, il silicone quello per attaccare i cessi. Il silicone. Ma quello, tipo... quello è la stessa cosa. No. Sappilo. No, i siliconi. Vero. No, ma i siliconi che si usano nelle tipo shampoo, queste cose qua, sono diversi. Stiamo facendo vedere anche come si applica la maschera. Sì, perché così in si applica. In modo molto grottesco. Ecco, appunto. E secondo me mi hai messo ciò. Io mi vedo le ciglia. Quali ciglia? Quelle dell'occhio sinistro, le vedo bianche. C'è qualcosa che non va. Proprio per rinnicolare. Con rimmel. Stai fermo! Il rimmel bianco l'hai mai visto? Tu sai cos'è il rimmel? Sì. Cos'è? Volevo dire il mascara. Ah, il mascara. Quelle sono le fibre che sono bianche. Il rimmel o il mascara non è la stessa cosa. Non ho idea, io non mi trucco. Ma hai detto rimmel, lo sapevi già. No, ho detto rimmel perché penso sia quello. Sì, penso anch'io. Perché non me, ecco, metti, ma perché non me lo metti anche là? Dove? Qua. In sì, questo punto. Allora, prima metti il naso e poi dopo. Questa è la zona T. Ah, ebbe? Ebbe, aspetta. Provanti i punti bianchi, che schifo. Lo so. Ok, perfetto. Allora, adesso stai con questa cosa per altri 10-15 minuti e dopo vediamo la sua trasformazione. Sicuramente. Wow, guarda che avrai una transformation. Stanno 5 minuti di video, più butta, non lo vede nessuno. Ma la puoi smettere? Ok, sono passati più di 15 minuti. Adesso togliamo la maschera e poi vediamo. Non vedo niente. Adesso? Wow, guardate com'è, che pelle diversa. Allora, ce l'hai più luminosa, e poi sei meno rosso, anche se dalla videocamera sembri rossissima. E poi niente, basta. Wow. Yeah. Guarda, e se vi è piaciuto questo video dovete mettere mi piace, cliccate la campanella, tutte cose, iscrivetevi, abbiate pietà di me. Sì, voi dovete guardarlo tutto perché tutto. Cioè, è troppo sputtanoso veramente. Va bene, allora poi domani ci mettiamo qualche altra cosa. Lanciamo la sigla quella forte? Assolutamente no. Allora, siccome ci sono io, evito la sigla. Però stavolta vi prometto che la faccio mettere più bassa. E dal primo giorno di soggiorno è tutto. Buonanotte. Ciao. Ciao. Niente sigla.